Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Andiamo a modificare la nuova macchina appena rilasciata da Mamma Rockstar. Sto parlando della Benefactor SM722, una macchina che a me esteticamente piace molto, ma che trovo veramente molto strana in curva. Ma dopo, raga, ci arriviamo. Calcolate che io l'ho provata veramente poco, però mi ha fatto veramente una brutta impressione. Quest'auto la possiamo trovare su Legendary Motorsport al prezzo di 2 milioni e 115 mila dollari. Un prezzo davvero elevato e mi aspetto che se spendo 2 milioni la macchina faccia bene le curve. Ma dopo nel test drive vi faccio vedere le mie perplessità. Ora partiamo con le modifiche. Come in tutti i miei video delle modifiche, vi salto le parti non estetiche. DJ, metti un po' di musica! La nostra auto è pronta, partiamo col test drive, starò in silenzio per farvi sentire il rumore. Anche con quest'auto non possiamo vedere la sua velocità sul contachilometri, ma qui a fare questa curva ho avuto i miei primi dubbi, perché questa curva, facendola col freno mano, anche col freno normale, tutte le auto più o meno la fanno senza sbandare. Ma quest'auto, raga, vi giuro, su quello che volete, tutte le curve che ho fatto con o senza freno a mano mi è sempre partita via col culo, cioè sbanda veramente, che è una cosa incredibile. Ora ve la faccio vedere meglio. E questa era la curva fatta col freno a mano. Ripeto, questo è il mio modo di guidare. Capisco che non tutti usano sempre il freno a mano su tutte le curve, ma guardate, a fare una curva senza toccare il freno a mano, senza toccare i freni e abbassando la velocità. Guardate cosa ha fatto. È veramente uno schifo, raga.
E questa curva non ero neanche così lanciato, ora ne farò un'altra. Guardate che roba, è incredibile, in tutte le curve sbanda questa macchina, sia col freno a mano, sia che frenate, sia se mollate l'acceleratore e non toccate nessun tipo di freno. Questa auto sbanderà sempre, veramente uno schifo, raga. E anche di velocità, vi dico la verità, qua nel test dell'aeroporto non mi ha impressionato molto. Io, raga, come ho già detto, se spendo 2 milioni e 115 mila dollari non mi aspetto la macchina più veloce, ma mi aspetto che almeno le curve le faccia decentemente. Per tutti questi motivi io questa macchina non ve la consiglio. Bella è bella, tutto quello che volete, ma spero che uscirà di meglio. Anzi, c'è sicuramente di meglio sia in questo DLC che nelle macchine vecchie. Raga, fatemi sapere con un commento cosa ne pensate di questa macchina, fatemi sapere se siete andati a vedere gli autosaloni e basta. Non credo che oggi usciranno altri video perché tra poco devo uscire e noi ci sentiamo al prossimo video. Ciao ragazzi!